sport, inclusione e disabilità, insomma una bella giornata per parlare appunto di inclusione con i giovani. Beh, una bella giornata sia per quanto riguarda la meteorologia sia per quanto riguarda la partecipazione dei ragazzi. Partiamo dal presupposto che Foggia è una delle due città, province, dove ci sono state più adesioni per quanto riguarda il nostro progetto. Insomma, una bella manifestazione e un buon modo per parlare di inclusione, di sport, di disabilità ai giovani, agli studenti e soprattutto quante scuole poi hanno partecipato? Bene. L'adesione di oltre 50 scuole della provincia di Foggia dimostrano il buon lavoro fatto in questa provincia, sia dal Cipuglia sia dall'Ufficio Scolastico Regionale, ma soprattutto dalla passione, professionalità, dall'amore, dalla mission dei docenti della provincia di Foggia.